Buongiorno, benvenute e benvenuti a Film Madrid in bocca al lupo, il podcast di riproduzione assistita di Film Madrid, l'unico centro diretto della penisola iberica, perché c'è la dottoressa Palumbo in Tenerife, e l'unico centro della penisola iberica diretto per una ginecologa italiana, la dottoressa Ricciarelli. Sono il dottore Gomez, ginecologo. E questa settimana è stato a Madrid un fatto molto moltissimo importante, la storia della riproduzione assistita in Spagna. E questa settimana nella sede del Ministero di Sanità spagnolo si è fatto il workshop del registro della Società Spagnola di Fertilità, il registro di attività e risultati dei centri che hanno fatto i trattamenti di riproduzione assistita in Spagna. Per prima volta questa presentazione si è fatta direttamente nella sede, nel Ministero de Sanità spagnolo. Prima si faceva in algún centro o in altre ubicazioni, ma no nel ministero. Prima volta si fa così. E per prima volta questo registro nazionale è stato obbligatorio. Per prima volta tutti i centri di Spagna hanno avuto di inviare i risultati. Prima, questo registro è il registro di attività dell'anno 2014. Siamo al 2016. 2014 perché i risultati di un centro, quello che di un trattamento, si è di aspettare fino a che è stato il bambino o bambina nato. Si è di aspettare il risultato dopo il parto, la cesarea, ok? Così non è che finisce il trattamento e che si ha di valutare il trattamento quando si è fatto il transfer e due settimane dopo abbiamo visto se è positivo o negativo. No, questo è comincia tutto probabilmente così. Abbiamo di aspettare, vedere come va la gravidanza, come va il bambino, il parto, la mamma, tutte queste cose. Così si ha di aspettare almeno 8 mesi e mezzo, 9 mesi dopo il trattamento per valutare come è andato. Per quello si aspetta finale di dicembre per cominciare a inviare i dati, e siamo al 2016, in 2016 è quando già si elabora questo complesso registro di attività. E questa è un po' la idea di come si fa. Ma per prima volta nella storia questo registro è stato obbligatorio, tutti i centri hanno di inviare i risultati. Per quello questo registro è la realtà, più o meno. Quello succede in Spagna, i risultati sono la realtà. Anche per un'altra ragione, perché un 10% più o meno di centri hanno stato 278 centri che hanno inviato i dati, così sono centri che sono tutti centri che fanno riproduzione in Spagna, e un 10% più o meno 30 hanno stato validati, okay? Hanno stato a più o meno 30 centri è andato una persona esperta in valutazione dei dati, in ensayos clinicos si dice in Spagna, che questa persona fa una comprobazione di che quei risultati che il centro ha inviato sono veramente così. Così. Non è che in Spagna c'è un registro dove i centri inviano i risultati e già sta, e io mi credo che così, sta dicendo che fa un 60% di nuova donazione di risultati, e è vero o non è vero, non lo so. Così aleatoriamente un 10% dei centri sono validati, sono monitorizzati, non so se la parola è corretta in italiano, si monitorizzano, okay? Si va e si comprova che i risultati, si vede che questi risultati sono così. Così, e se un centro non fa le cose bene e non dice come sono le cose, può avere dei problemi. Questo è importantissimo. Dopo vengono i dati
più di 150.000 trattamenti fatti in Spagna nel 2014, terzo paese del mondo dopo Japan e gli Stati Uniti, primo paese di Europa in numero di trattamenti di riproduzione assistita. Tutti i ginecologi spagnoli, biologi, embriologi spagnoli, siamo molto felici perché abbiamo uno dei migliori registri di attività del mondo. Okay? Abbiamo da pensare che molti paesi neanche hanno un registro, stanno cominciando a fare le cose, tutte queste cose, ma un registro come il nostro, dove si vede, si dati a un 10%, non si può monitorizzare a tutti, perché ogni monitorizzazione è molto cara, non è che inviare una persona a un centro e fare tutte queste cose è una cosa barata che si fa in 5 minuti, sia di vedere tutte le cose, così non è una cosa semplice. E 34.000 praticamente bambini nati, 33.900, non ricordo quanto, quasi 34.000 bambini nati, 34.000 bambini sono in questo mondo per i trattamenti di riproduzione assistita fatti in Spagna. Saranno più, perché qui non si racconta, non sono i bambini nati a Italia, agli Stati, al Regno Unito, Francia, Alemania, tutti questi paesi sono stranieri, i ginecologi di questi paesi non sono obbligatoriamente, non hanno di inviare i risultati, veramente, non sono di Spagna. Così sono anche alcune mille dei bambini che sono nati fuori, ok? Per queste cose è che la gente viene a Spagna a fare i trattamenti, perché si fanno trattamenti che anche in Spagna la legge dice che si può fare trattamento a donne lesbiane, a single, donne single, così stiamo parlando di una legge che accompagna i trattamenti, che si può moderna, adattata a questa società che abbiamo, ok? La società non solo coppie eterosessuali, sono coppie omosessuali o donne che vogliono diventare madre senza un barone, perché non hanno un barone, per esempio, ok? Questo è quello che si è parlato oggi, un momento storico perché per prima volta la realtà, veramente, la fotografia di come è la riproduzione assistita in Spagna è completa, ok? Il 100% di lo che succede in Spagna sta in questo registro, in questo registro nazionale di attività, i risultati di centri di riproduzione assistita in Spagna. Per quello tutte le coppie che vengono di fuori di Spagna possono essere tranquille, siamo un paese moderno, siamo un paese che fa le cose bene, almeno in riproduzione assistita, è che quello che il centro dice quando vai a Barcellona, a Madrid, non lo so, altre città di Spagna per fare un trattamento, e questo centro dice che ha questi risultati, è vero, ok? E niente, sono molto orgoglioso, si dice in spagnolo, di questo registro, e un saluto, come sempre, e un bacio molto forte, e come no, in bocca al lupo. Ciao ciao. Ando un poco perdido, persiguiendo otros motivos que se me olvidan a medida que vivo contigo. A ver si estoy dormido y voy a sonreír disimulando mis quejidos provocados por tu boca cerca de mí, cerca de mí. Paso contigo toda una vida, tartamudeo cada vez que me miras. Una vida que sería mía, la que es toda, toda, toda tuya.
haces una ruina conmigo. Y voy a ver si estoy dormido y voy a sonreír disimulando mis quejidos provocados por tu voz.